che fine hanno fatto gli edifici unifamiliari, le villette unifamiliari e le unità autonome in tutte queste proroghe e modifiche fatte con la manovra economica per l'anno 2022? Lo scopriamo in questo video. Prima di andare avanti, i miei riferimenti social, LinkedIn, Instagram, YouTube e Telegram, iscrivetevi così riceverete anche tutti i preavvisi e gli aggiornamenti. Qua vedete il mio blog a cui potete chiedere pareri tecnici e consulti. Io sono Carlo Pagliai, un ingegnere urbanista che condivide una serie di riflessioni e analisi sulle norme, sulle procedure, ma anche dando una serie di consigli sperando che siano utili per risolvere tutte le varie problematiche che incontriamo normalmente noi tecnici. Allora, prima di andare avanti, una piccola annotazione: troverete tutti i link menzionati proprio per le norme, per tutti i riferimenti, in descrizione, ok? Allora, procediamo e andiamo alle slide. So we'll snap this back wall first. Okay. There's a separation detail between addition and existing. Ed eccoci qui, alle slide. Allora, diciamo, bisogna seguire la versione delle norme coordinate con la manovra finanziaria, quindi con tutte le modifiche che sono state apportate. Le trovate appunto nel link in descrizione, che vi metto proprio in maniera evidente in alto. Qui in grassetto sul mio blog potete già vedere la versione comprensiva delle modifiche apportate al decreto rilancio, e d'ora in avanti parleremo del decreto rilancio 34-2020, convertito in legge 77-2020, articolo 119. Quindi, quando dico comma comma, vuol dire che faccio riferimento a quell'articolo lì. Ok, torniamo alla slide e partiamo appunto su una sottocategoria di immobili. Quindi stiamo parlando del super bonus 110, non stiamo parlando dei bonus minori, ne abbiamo parlato nei video precedenti, vi consiglio di andarla a vedere, ve li metto anche quelli lì in descrizione. Si sta parlando di una parte di immobili che sono papabili al super bonus per l'anno 2022. Gli interventi che diciamo sono previsti nella prima frase del comma 8 bis articolo 119, loro hanno la proroga lunga. Si sta parlando degli interventi soprattutto sulle parti comuni relative a edifici condominiali o quelli composti da 2 a 4 unità monoproprietario. Quindi loro hanno avuto l'allungo interessante, cioè al 31/12/2023 110, poi a scalare, no, la formula calante: 75% anno 2024, 65% anno 2025, tutto concessione del credito, cioè d'ora in avanti, poi lo vediamo, ma si sta parlando anche di interventi che oltre all'aliquota hanno anche la sconto in fattura e cessione del credito. Quindi di quale si sta parlando? Si sta parlando di quelle opere che sono invece previste al secondo periodo del comma 8 bis. Quindi di chi si sta parlando? Degli interventi compiuti sulle unità immobiliari svolti dalle persone fisiche. Quali persone fisiche? Tutte? No, solamente quelle previste dal comma 9 lettera B. E allora di chi si sta parlando? Eccole qua. Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professioni, ok, che compiono interventi sulle unità immobiliari, eccolo, salvo quanto previsto dal comma 10. Lo rimetto a promemoria di chi si parla come comma 10. Gli ecobonus trainanti, trainati 110, loro massimo comunque a prescindere da tutto sulle 2 unità esclusive. Restano salvi tutti gli interventi sulle parti comuni fatti sull'edificio. Questa roba non parla del sisma bonus perché non c'è il comma 4 qui. Questo discorso, quindi, ripeto, non vale. Questa limitazione delle 2 unità non vale per il ramo sisma. Lì potete andare tranquilli. E allora cosa si deduce da questo intreccio di norme? Si deduce gli edifici unifamiliari, le villette unifamiliari, più le unità che hanno l'accesso autonomo e che sono anche funzionalmente indipendenti, cioè è un ragionamento un po' residuale, ok? E poi vediamo quali sono esattamente, come si fanno a individuare queste unità e questo tipo di immobili. Loro hanno un termine un pochettino più ridotto,
perché 31 dicembre 2022, sì, ok, ma io ho tolto la condizione, vi ricordate, dell'ISEE a 25.000, dell'abitazione principale, oppure quando era stato detto anche per poter avere la proroga per l'unifamiliari, però tu bisogna che tu avessi già avviato le pratiche edilizie per la demolizione e ricostruzione o una CILAS entro il 30 settembre 2021. Ecco, quella roba è stata cestinata, ma il legislatore ci ha detto ok, quella roba lì ve la levo, ma dal 1 gennaio 2022 dovete comunque, vi dovete ricordare che potete fare la proroga entro il 31 dicembre 2022, sì, ma a condizione che tu al 30 giugno 2022 tutti presenti con un SAL 30% delle spese sostenute, e questo vuol dire anche un'apposita asseverazione, ok? Un'asseverazione che fotografa, certifica l'avanzamento dei lavori ramo eco, ramo sisma insieme. C'è chi dice disgiunte, ci sono stati degli interpelli in senso, in un senso, e poi è arrivato a un chiarimento in senso opposto che dice no, intervento complessivo, non posso arrivare col 30% solo sisma o solo eco, ma li voglio insieme. Quindi fuori dal discorso le spese sostenute per i cosiddetti bonus minori, quindi si sta complessificando anche questo versante. Comunque, spese sostenute complessive 110, asseverate. Allora, in sostanza, quali sono appunto le tipologie? Ora lo vediamo. E poi c'è il discorso, io qui me lo sono annotato, demolizione e ricostruzione, articolo 3, comma 1, lettera D, è compreso nell'8 bis, secondo periodo, cioè per le unifamiliari, oppure no? È escluso o implicito? Qui bisognerebbe, spingiamo un attimino la slide, qui bisogna andare a leggere la norma, perché nel primo periodo, quando parla degli interventi, chiamiamoli col super bonus, con la proroga lunga, quindi interventi fatti dai condomini o sulle parti comuni, dalle persone fisiche, per gli edifici da 2 a 4 unità, quindi loro hanno termini, proroghe lunghe, ma si dice anche, qui ve lo evidenzio un po' meglio, anche compresi quelli fatti sulle demo ricostruzioni di cui all'articolo 3,1 lettera D del testo unico. Primo aspetto, intanto non si sta parlando di tutte le demolizioni e ricostruzioni o tutte le ristrutturazioni sostanziali. Io qui non ci vedo, ancora una volta, non c'è mai stato il dubbio, ma il legislatore ce lo ribadisce. Guardate che solo questo tipo di interventi è compreso. Avete uno spartiacque, l'articolo 10, le ristrutturazioni pesanti? No, non ci rientrano, ricordatevelo bene. Quindi io qui suono un alert, che è questo. Le scie alternative, quindi le super scie, articolo 23 di testo unico, vi dovrebbero, come dire, accendere il campanello d'allarme, perché quelle comprendono solamente le ristrutturazioni pesanti, articolo 10. Non si sta parlando della scia dell'articolo 22 relative alla ristrutturazione chiamata leggera, diversa dall'articolo 10, quindi quelle dell'articolo 3. Lo so, è un intreccio, se avete dubbi vi consiglio di cercare tra i miei video, e forse è il caso che lo metta anche nei link in descrizione, la distinzione, lo spartiacque fra ristrutturazione edilizia articolo 3 e quelle dell'articolo 10, perché altrimenti se si sfora questo tipo di intervento, ad esempio, no, una demolizione e ricostruzione di un edificio con modifica di sagoma, quando è sottoposto a un vincolo paesaggistico, non è più articolo 3, siamo già usciti dal recinto, e questo è un problema. Quindi, fatto questo pippone, qui c'è un doppio compreso, no? Compreso quelle effettuate dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio da 2 a 4 unità immobiliari, quindi lì di nuovo i trainati o quelli fatti congiuntamente sono inclusi. E poi c'è un altro compreso, le demo ricostruzione articolo 3. Perfetto. O come mai non c'è nel periodo numero 2, nel periodo secondo, che è qui, eccoci,
Come mai qui sulle unifamiliari, sulle unità autonome, la demo ricostruzione è sparita? Che vuol dire? Che comunque è implicita, perché io ramo sisma bonus comunque ce l'ho sempre, non mi è vietata, perché il comma 4 ramo sisma bonus me lo comprende, e su questo ne abbiamo già parlato tante volte negli webinar, interpelli quante ne volete. Ramo eco bonus, ma veramente il comma 3 che mi richiama i commi 1 e 2, eco bonus trainanti e trainati, mi dice espressamente: guarda, puoi fare anche la demo ricostruzione articolo 3 comma 1 lettera D. Quindi è implicito, se l'è scordato il legislatore? Non ne ho idea, non ne ho la minima idea, e francamente faccio fatica a dire che è esclusa la demolizione e ricostruzione espressa. Forse quella, ritorniamo qui, forse quel demo ricostruzione che abbiamo visto prima è una ripetizione, non lo so. Francamente, non vedendo un'esclusione generale, non credo, faccio fatica a trovare, poi mi sbaglierò, io a prima lettura faccio fatica, vedremo poi le circolari, le interpretazioni, le prassi applicative, cosa ci diranno, vedremo anche gli interpelli. Ora, secondo me, tempo per fare interpelli su queste storie, sugli edifici unifamiliari, non è che ce ne sia tanto, e infatti è qui che voglio andare a parare. Voglio andare a parare su un ragionamento un pochettino più a cuore aperto, cioè facciamo finta che la mia villetta unifamiliare o la mia villetta schiera, quindi l'unità autonoma con accesso indipendente, funzionamento indipendente, ok? Facciamo finta che al 1 gennaio abbia tutte le carte in regola, è perfettamente conforme, non c'è da fare sanatorie, non c'è da fare accesso agli atti, posso partire domattina in teoria, capito? Ma se davvero con la vostra unità unifamiliare volete partire il 1 gennaio 2022 e avere un SAL, tra l'altro 30% a giugno 2022, ma che ce la fate a pianificare, a progettare un intervento? Già trovare l'impresa e il termotecnico che faccia i progetti, insomma, di questi tempi la vedo dura. Poi io vi auguro tutto il meglio, che ce la facciate, per carità, ma è un'impresa bella, bella ardua da questo punto di vista. Quindi, secondo me, di fatto, le demolizioni e ricostruzioni sulle unifamiliari io le vedo escluse, o perlomeno vedo che solamente una parte delle opere, che magari rientrano nei massimali, potranno essere fatte nell'anno 2022, ma se il vostro intervento sulla demolizione e ricostruzione unifamiliare prosegue e va avanti anche dopo, posto che restano comunque salvi i bonus minori, perché loro vanno al 2024, l'avete visto, ne abbiamo parlato nei video precedenti, quindi eventualmente in certi casi, a certe condizioni, ciò che non mi rientra nel realizzare questo tipo di super bonus per le unifamiliari anno 2022, posso vedere se nel 2023 lo infilo nel bonus minore, chiaramente compatibilmente con i massimali. Quindi vediamo un po' che piega piglia. Andiamo avanti alla slide successiva. Che cos'è l'edificio unifamiliare? Ed ecco perché spesso le chiamiamo anche unità unifamiliari. Lo vediamo. Chi ce lo descrive? Ce lo disse da subito il decreto requisiti MISE 6 agosto 2020. Che ci dice? Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva. Quindi l'edificio unifamiliare coincide con l'unità immobiliare unica. Ovviamente per edificio si deve intendere anche un edificio che abbia una continuità, come dire, anche strutturale, da cielo a terra. Questo è importante, e voi mi direte: dove è scritto? Andate a vedere per esempio il regolamento edilizio tipo nazionale, ma anche il vostro regolamento edilizio tipo regionale, la definizione di edificio in generale la definisce, ma mi dà anche la definizione di edificio unifamiliare. Ora, ai fini del super bonus, io questa definizione l'ho un pochettino più vestita, sartoriale, e appunto mi dice: un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinata all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Ora, se in questo edificio io ho due nuclei familiari, vuol dire che c'è un frazionamento abusivo? Punto di domanda. O perlomeno, se nelle pratiche edilizie, nello stato legittimo dell'immobile, ho un appartamento, ma in verità ci sono di fatto due nuclei familiari, facciamoci una domandina, ma forse qui c'è un frazionamento abusivo. Controlliamo l'urbanistica, lo stato legittimo e coerentemente il catasto. Prevale l'urbanistica, questo è fuori discussione. Questo è un primo aspetto che volevo sottolineare. Quando è che un'unità immobiliare nell'edificio unifamiliare si può ritenere funzionalmente indipendente? Quando è dotata di installazione o manufatti di qualunque genere per impianti, acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva o ad uso autonomo esclusivo. E la presenza di accesso autonomo dall'esterno presuppone l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari e chiuso da cancello o da portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Voi mi direte, ma non è la stessa definizione che si legge sulle unità autonome? Eh sì, diciamo che questa roba uscì subito, il 6 agosto. Poi, siccome non era ben definita l'unità autonoma, che ora andiamo a vedere, praticamente il legislatore è venuto a pescare da questa definizione e l'ha trascinata da quell'altra parte. Altra questione sull'edificio unifamiliare. L'edificio unifamiliare che ha queste caratteristiche prescinde dal numero delle pertinenze che siano situate dentro quell'edificio o all'interno del lotto. Quindi se io ho comunque un'unità immobiliare piena, un appartamento, ma c'ho anche nello stesso edificio, no, nella stessa sagoma, c'ho anche una cantinetta, non ho un edificio con due unità immobiliari, cioè quella da 2 a 4, ma c'ho anche un'autorimessa, è uguale verificare il regime di pertinenzialità, di pertinenza di tutte le unità che sono presenti in quell'edificio. Perché io posso benissimo avere un immobile unifamiliare, un edificio unifamiliare, magari ho due cantine o un garage e una cantina. Ma se sono pertinenze e se dagli atti notarili d'acquisto e da tutta una serie di caratteristiche oggettive e soggettive, queste unità sono pertinenze, non cambia niente. Io rimango incastrato nella definizione di unifamiliare. Ah, ma se io ho il garage in un manufatto esterno nel mio lotto di pertinenza, quindi un edificio a sé stante alla sua struttura è staccato dal mio edificio unifamiliare, non cambia niente. Perché? Perché è pertinenza. Ok? Ah, ma non è pertinenza perché per qualche motivo è stato comprato con un atto successivo, è stato comprato non come imposta di registro per immobile accessorio o immobile pertinenziale, qui negli atti notarili si leggano varie forme, ma l'ho comprato come, magari è un, non so, è un grosso, una grossa autorimessa o un laboratorio artigianale. Facciamo un laboratorio artigianale, lo potrei affittare a quello laggiù perché ha, magari lo posso, come dire, ha un'autonoma utilizzazione, ha l'accesso indipendente. Va bene, comunque sia, il mio edificio unifamiliare, edificio, rimane tale a prescindere appunto dalle pertinenze che siano situate all'interno del lotto o che all'interno del lotto ci siano altri edifici pure autonomi. Sì, ma il tuo edificio rimane unifamiliare se ha queste caratteristiche che abbiamo letto ora. Andiamo avanti all'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente dipendenti e che hanno uno o più accessi autonomi. Qui si sta parlando di cosa? Delle villette a schiera, per esempio, oppure di quelle unità che comunque hanno queste tipo di caratteristiche. Io posso stare in un condominio, ma ad esempio ho una scala diretta sulla strada, quindi io non attraverso parti condominiali di nessun tipo. Magari ho davvero anche tutti questi impianti che ora vediamo. Quindi io devo avere, qui non sono le unità unifamiliari, qui si sta parlando di quelle cosiddette autonome. Io devo avere 3 fra 4 di queste unità di proprietà esclusiva, quindi impianto idrico, gas, corrente elettrica, climatizzazione invernale.
Se ne ho 3 su 4, io ho avverato la prima condizione. L'altra condizione è che devo di nuovo, praticamente stessa definizione che abbiamo visto prima, per accesso a un dipendente io devo averlo non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche da di proprietà non esclusiva. Ecco, quindi ricalca praticamente pari pari quello per le unifamiliari. Ecco, se io rientro in queste caratteristiche, ahimè, torniamo indietro, io ho i termini corti 31 dicembre 2022, SAL 30% a giugno 2022, e, in sostanza ho i tempi corti. Questo è proprio una scelta politica, perché un po' per le coperture, un po' per privilegiare i condomini che forse sono i soggetti più energivori e che forse anche da un punto di vista strutturale forse sono anche più vulnerabili, ecco che allora il legislatore ha fatto una scelta che è politica, ha spinto meno le unità, diciamo la piccola proprietà, per incentivare la come dire il grande edificio, il condominio, quello plurifamiliare. Bene, andiamo avanti. Poi c'è tutta la questione degli interventi cosiddetti trainati. Dove li andiamo a vedere? Dove c'è la conferma di queste cose? Comma 8 quater, non quarter. Qui c'è un'errata corrige. In sostanza, qui cosa è stato detto? Se fai gli interventi congiuntamente a quelli primari, tu unifamiliare, tu unità autonoma, e quali sono quelli primari, previsti al comma 8 bis tutto, e quindi stiamo parlando di cosa? Dell'eco bonus trainante 110 e del sisma bonus del comma 4. Bene, allora il legislatore, per non saperne leggere né scrivere, ha studiato un meccanismo che direi intelligente per allineare i termini e le proroghe agli interventi principali, e ha detto: guardate che i termini per tutti gli interventi e le opere trainate complementari 110, e quindi l'eco bonus trainato vero e proprio, le barriere architettoniche trainate dal sisma bonus, qui accanto vedete i riferimenti, oppure quelle di monitoraggio strutturale, oppure fotovoltaico, le batterie e le colonnine, relativi home, ovviamente, voi siete agganciati al comma 8 bis. Ah, ma noi si sta parlando delle unifamiliari e delle unità autonome, loro hanno il termine al 31/12/2022, SAL 30% giugno 2022, eh sì, quindi le vostre opere trainate complementari super bonus si concludano perché sono agganciate al 31/12/2022. Quindi anche da questo punto di vista, meccanismo chiarissimo, non ci sono dubbi, non c'è zone grigie. Da quest'altra parte vi ricordo che anche le, così come per le altri interventi, ma anche le unifamiliari vedranno spalmare, ripartire la detrazione in 4 quote annuale per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31/12/2022. Ora, prima di andare avanti e di proseguire questa analisi, vi chiedo di mettere un bellissimo like a questo video, di iscrivervi al mio canale e di mettere il click alla campanellina, così riceverete tutti i preavvisi e tutti i vari aggiornamenti. Bene, dicevamo, restano invariati tutti gli adempimenti già previsti per il super bonus, quindi le comunicazioni, asseverazione NEA, il modello B per chi fa sisma bonus, eccetera, eccetera, tutte le asseverazioni di congruità riferite ai prezzari e il visto di conformità. Ora, su prezzari, vi ricordo che anche per questa categoria di super bonus ci sono delle novità, ne abbiamo parlato anche qui nei video precedenti, soprattutto negli ultimi 3 video in cui vi ho fatto vedere, guardate che c'è stata una interpretazione, chiamiamola autentica, la facciamo rivedere proprio al volo nella norma. C'è un'interpretazione, perché io dico autentica, eccola qua. È autentica e il legislatore non poteva fare diversamente. Non poteva fare diversamente perché in questo modo ha
come si dice a Firenze, ha tolto il vin da fiaschi, ci ha risolto i problemi, perché ci dice i prezzari individuati dal decreto di cui alla lettera A, quindi il decreto Mise, del comma 13, devono intendersi applicabili anche, eccetera. Quando vengano scritte le norme, devono intendersi, questa è una norma di interpretazione autentica, come dire, rispetto alla frase precedente io intendevo dire che, se è un'interpretazione autentica, è anche retroattiva, quindi ci torna il Dei, anche il prezzario Dei, da questo punto di vista. Quindi qualcuno la saluterà come una buona notizia, qualcuno no. Diciamo, questo aspetto ne abbiamo parlato nei video precedenti e non lo voglio approfondire in questo video. Vi rinvio a quel video lì. Altro aspetto, ovviamente per i super bonus unifamiliari, unità autonome, anche loro hanno l'aliquota maggiorata al 110, certo, ma hanno anche la cessione credito sconto in fattura, la possibilità, non è un obbligo, uno può anche dire io sono capiente, preferisco fare la compensazione in dichiarazione redditi, IRPEF e tanti saluti, oppure è un'opzione, puoi fare la cessione del credito sconto in fattura, perché per tutti gli interventi super bonus c'è stata l'estensione lunga e quindi di nuovo un meccanismo di aggancio agli altri super bonus sulle parti fatte da soggetti condomini o sugli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, per esempio. Si va al 31/12/2025 e voi mi direte, ma non hai detto prima che c'era un termine generale e tassativo per le unità unifamiliari e per le unità autonome che è il 31/12/2022? Certo, e diciamo lo ghigliottina al 31/12 appunto 2022 anche per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Non c'è ombra di dubbio neanche da questo punto di vista. Ecco, veramente alcune riflessioni, alcune analisi a margine. Io credo che la situazione sia un po' complessa, veramente si è complessificata molto da questo punto di vista, perché intanto la prima difficoltà che si è diciamo confermata è la distinzione appunto tra edifici, diciamo uno spartiacque, questi edifici come faccio a distinguere quelli che sono unifamiliari da quelli magari sono bifamiliari, le unità immobiliari quali sono quelle piene e quelle pertinenziali. Sto riscontrando una grande difficoltà da parte degli operatori ma anche dei miei colleghi, dei miei committenti, nell'individuare con certezza quali sono le unità vere e quelle chiamiamole pertinenziali. Altra cosa, altra difficoltà che vedo rilevare è diciamo una dualità tra io l'immobile lo tratto, ipotizziamo, no, stessa proprietà, due ville in taschiera accanto, ok? Unico edificio, unica struttura, e lo considero come un edificio da 2 a 4 unità immobiliari, 2 appartamenti affiancati e struttura unica, o li posso considerare come due unità a sé stanti, quindi due unità autonome? Diciamo che la norma non ci dice prevale l'uno o l'altro, c'è questa dualità, questa ambiguità. Chiaramente farà molto comodo per chi vuole avere un allungo, un orizzonte lungo dei termini di scadenza, farà bene a scegliere l'edificio da 2 a 4 unità immobiliari e ti devi comportare con certe regole, con certe condizioni e certi termini, altrimenti se non hai da fare un intervento, come dire, invasivo, massivo, particolare e hai la possibilità, hai tutte le condizioni per poterlo fare, puoi scegliere se muoverti come unità autonome. Quindi c'è questa, ripeto, ambiguità che la norma non ci dice tra le due quale può essere prevalente in questi termini. Bene, allora, prima di andare avanti, rimettiamo i miei riferimenti. Vi ricordo di nuovo Telegram e canale YouTube. Mettete di nuovo un altro like, che non fa male. Se vi è piaciuto questo video, se siete d'accordo con tutte queste riflessioni, potete commentare. Potete anche condividere questo video tra tutti i vari colleghi, geometri, architetti, ingegneri, periti, ma anche tra i non addetti ai lavori.
Spero di aver spiegato con dei termini abbastanza chiari per tutti. Ecco, purtroppo le norme ho dovuto menzionarle perché ci sono, soprattutto per dare dei riferimenti precisi e che potete anche riscontrare pure voi. Prima di concludere vi ricordo che nella descrizione, quindi qua sotto al video, ho messo anche altri link relativi ad altri video che ho menzionato in questo video e agli articoli e delle norme e dei riferimenti sul mio blog. Direi che allora possiamo avvicinarci ai saluti. Vi ringrazio di nuovo, un saluto da Carlo Pagliai e ci diamo appuntamento alle prossime dirette, video premiere, prossimi video e prossimi webinar. Ok, dai, ci aggiorniamo e al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!